Bene amici di Mitico Snake, benvenuti in questa nuova video recensione. Allora, prima di andare avanti voglio farvi una domanda. Quanti di voi stando per strada o magari in qualche altro posto si è ritrovato con il proprio dispositivo spento e completamente scarico senza avere né la possibilità di ricaricarlo? Ebbene sì, in questo video parlerò proprio di questo. Parlerò di power bank, ovvero batterie portatili. Con me ne tengo uno della Seeker da 16.800 mAh che ho avuto modo di provare in questi giorni. Ma detto questo, andiamo a scoprirlo insieme nella video recensione. Powerbank Seeker con una batteria integrata da 16.800 mAh chiusa in un corpo completamente in plastica. Sulla parte frontale troviamo un pulsante di accensione che va a accendere i 4 LED che ci indicheranno lo stato di carica del nostro powerbank. Sulla parte superiore troviamo una lampadina LED e sulla parte destra troviamo due ingressi USB a 5V, di cui un ingresso a 1A e l'altro ingresso a 2,1 mAh per la ricarica veloce. E poi troviamo un terzo ingresso USB micro USB sempre da 5V a 1 mA che consente la ricarica del nostro power bank. Uno dei particolari presenti in questo power bank Seeker da 16.800 mAh riguarda il pulsante di accensione, che non solo accende 4 LED che ci indicheranno lo stato di carica del nostro power bank, ma con una doppia pressione andremo ad accendere il LED sulla parte superiore, che porta con sé tre diversi tipi di accensione. Con una seconda pressione avremo una luce a intermittenza veloce, con una terza pressione avremo una luce a intermittenza lenta, mentre invece con una quarta pressione andremo a spegnere del tutto il LED presente sulla parte superiore, mentre invece tenendo premuto il pulsante d'accensione andremo a spegnere i LED presenti sulla parte frontale che ci indicano lo stato di carica del nostro power bank. Nel momento in cui sarà connesso un dispositivo al Powerbank Seeker da 16.800 mAh, i 4 LED presenti sulla parte frontale lampeggeranno alternativamente, dando così la carica al dispositivo connesso. Inoltre questo Powerbank Seeker da 16.800 mAh non solo riesce a dare la carica ad un solo dispositivo, ma bensì a due dispositivi contemporaneamente, senza recare i danni né a se stesso né a dispositivi connessi. Per quanto riguarda il touch and feel è molto gradevole a tatto e per quanto riguarda le dimensioni lo si riesce a tenere molto bene in mano e per quanto riguarda la portabilità riesce a stare molto bene nella tasca dei pantaloni e non crea nessun tipo di fastidio. Quante ricariche riesce a dare questo Powerbank Seeker da 16.800 mAh? Prima di tutto voglio precisare che la ricarica varia dal dispositivo che si intende ricaricare. Parlando delle mie esperienze personali, con Samsung Galaxy Note 3 a dispositivo spento e completamente scarico riesce ad offrirmi quasi due ricariche. Per quanto riguarda la disponibilità di questo Powerbank Seeker da 16.800 mAh, lo troviamo negli store online come Amazon e eBay.it e si piazza sulla fascia di prezzo tra i 13 e i 20 euro. Bene amici di Medico Snake, siamo giunti alla fine di questa video recensione. Per avere altre informazioni e link d'acquisto di questo Powerbank Seeker da 16.800 mAh sono online da oggi sulle pagine di medicosnake.attrevista.org. Come di consueto, il link per andare direttamente all'articolo lo trovate qua in alto a destra nelle informazioni e nella descrizione del video, insieme a tutti gli altri link per seguire Medico Snake sui vari social, insieme a pulsantino per iscrivervi al canale e per lasciare un mi piace. Vi voglio ricordare che lasciando un commento, lasciando un like, facendo la condivisione del video, aiutate il canale Mitico Snake a crescere. Per Mitico Snake, Raffaele Mauriello. Thank you.